Dopo 2 anni di Covid, anche il semplice giocare insieme è qualcosa da imparare o reimparare a fare. All'oratorio della parrocchia di Ferruccia, frazione divisa tra i comuni di Agliana e Quarrata, decine di bambini e di adolescenti nel ruolo di animatori trascorrono insieme le ore pomeridiane, imparando la bellezza della condivisione, dello stare in comunità, della partecipazione, dimenticandosi almeno per metà giornata della tentazione di isolarsi davanti ai propri smartphone o tablet. Il ruolo della parrocchia nella comunità non è solo quello di guida, sì, deve essere una guida spirituale che indichi qual è il percorso da intraprendere, però deve essere anche il luogo di accoglienza, il luogo che accolga, che stia con le braccia aperte a prendere i più piccoli che hanno bisogno di qualcuno che li guidi, di qualcuno che li insegni anche a divertirsi. Qui al centro estivo ci sono tante attività, soprattutto perché ci sono tanti bambini di varie età, dai 6 ai 13 anni, quindi c'è bisogno di farli svagare un po' in vari modi. Ci sono gli sport, calcio, pallavolo, basket, ping pong anche, poi laboratori e danza, soprattutto per le bambine perché si divertono molto. Secondo te qual è l'attività preferita da bambini? Allora, devo dire che i laboratori sono sempre molto carini, però ci sono le bimbe a danza, se no ci sono i tornei, anche i tornei vanno molto. E poi che dire, il ballo all'inizio sicuramente piace molto a tutti. Dopo questi anni di Covid, di pandemia, è ovvio che hanno bisogno di imparare a stare insieme. Questi anni ci hanno distanziati gli uni dagli altri, il distanziamento sociale e poi anche l'isolamento. Ed ecco qui, diciamo così, riscoprano appunto questo stare insieme, ma non distanziati, stare insieme, divertirsi insieme, conoscersi insieme, crescere insieme. I bambini molto più ora hanno bisogno di stare all'aria aperta con i coetanei, quindi hanno bisogno di stare assieme ai coetanei, a divertirsi e fare attività che propongano un gruppo, quindi di far gruppo e di collaborare. Qui in paese eravamo i soliti, che ora facciamo gli animatori, tutti i ragazzi, tutti insieme. Insegna l'amicizia, appunto, insegna a rispettare le regole, rispettare gli animatori che non sono, diciamo, dei maestri, diciamo, delle guardie, ma sono appunto degli amici che insegnano giocando ai ragazzi a crescere, a stare insieme e anche tramite delle riflessioni, delle morali e degli insegnamenti, diciamo, che possono sempre essere utili nella vita. Sono cresciuto anch'io qua e ho sempre vissuto l'estate ragazzi e fa parte del luglio dell'estate e quindi mi piace contribuire anche a me a fare animatore e a stare con i bambini. Io ho cominciato questo percorso da ragazzo, io già da piccino venivo qui ormai tanto tempo fa, io ho 20 anni quest'anno, e mi è sempre piaciuto molto l'idea di stare tutti insieme, di giocare e di appunto anche competere tra di noi, sempre però diciamo in amicizia, ecco. Poi certo, quando non potevo più venire da ragazzo, sono venuto a fare animatore per continuare questa tradizione, appunto, diciamo, perché se non ci fossimo noi, appunto, non si farebbe il centro estivo. Che cosa state facendo? Stiamo facendo un cavallo con i calzini. Allora riempiremo la testa del cavallo con la gomma piuma presa dai cuscini e poi lo decoreremo, gli faremo la faccia, la criniera e ci attaccheremo una canna di bambù per fare il corpo. Abbiamo i calzini, appunto, che servono per fare la testa, poi abbiamo il nastro per fare le eventuali briglie con anche lo spago e poi abbiamo fatto dei ciuffetti con la lana per fare la criniera e useremo i bottoni per fare gli occhietti. Qua ormai è dall'infanzia che ci vengo, mi sento comunque in un ambiente che conosco, mi diverto, conosco le persone e comunque so che qua ci si diverte. Ecco. Per me questo ambiente è un ambiente familiare, l'ho fatto fin da piccola e sono rimasta sempre entusiasta di questo percorso. Avevo bisogno di fare qualcosa durante l'estate e ho pensato, visto che non ho questa grande passione per i bambini perché non ci passo tanto tempo insieme, ho pensato di ricredermi e dargli una possibilità per cambiare idea. E
effettivamente l'ho cambiata, ci si diverte tanto. Cosa danno i bambini? Che cosa hai trovato stando qua? Tanta spensieratezza, perché con la scuola che è tanto difficile dopo 9 mesi passati a studiare, trovarsi in un posto con tanti bambini che non hanno preoccupazioni è tanto, tanto diverso, molto meglio. Stare con i bambini ti insegna sempre qualcosa, ti insegna veramente tanto, e anche se pensi magari di saper già, loro te le insegnano in modi completamente diversi. È un'esperienza unica e tutti dovrebbero fare.